Salve a tutti amici YouTube, bentornati su un nuovo video di Minecraft. Allora, oggi vi parlo di una cosa che è abbastanza bella, che riguarda un server che sto creando di Minecraft Pocket Edition, e credo che sia un server in PvP con una nera arena super piatto, una cosa abbastanza particolare. E però diciamo il server c'è già su internet, però è vuoto, cioè nel senso lo potete trovare benissimo se vi do l'IP, ma è vuoto, cioè non c'è ancora niente, ci devo fare, devo lavorare tutto il mondo, creare delle strutture e mettere nuovi plugin per insomma, va un po' elaborato, però diciamo siamo già a buon punto perché il mondo c'è già super piatto, vedete. Ci sono delle strutture che beh, si fondono però vanno via subito perché il mio mondo è sempre piatto. E nulla, è una cosa abbastanza particolare che devo riportare a termine in poco tempo, non ci vuole tantissimo. Il più è formare il mondo che ci vuole tanto. E poi installare tutti i plugin, poi vi devo spiegare a modino, cioè sicuramente la maggior parte di voi sa, è gente su un server e sa già le cose, però per chi magari non ci è mai entrato e non lo sa, vi spiego un po' come orientarsi. Ovviamente è basato sugli PvP, che sarebbe player contro player, ovvero uno scontro tutti contro tutti. Si inizia da un'arena con delle casse, dove dentro c'è già della roba, dovete andare a fare più cose possibili, avere poco tempo per scappare, dopodiché inizia il vero gioco, quindi abbiamo un periodo iniziale di invincibilità e poi dopo credo 2 minuti, 2-3 minuti, quando sarete sfuggiti inizierà il gioco vero, sarebbe ora tutti saranno disponibili i kit per comprarli, posso fare per esempio. Lui mi dice kit name o kit lì, mentre sono tutte le liste dei kit, quelle cose particolari che poi devo scaricare e guardare. Che non è difficilissimo, però non è neanche facile. Questo server l'ho creato con Pocket Mine, che è un'applicazione molto funzionale e veramente bella. Allora, questa sezione riguarda i plugin, ovvero le cose che si possono incrementare. E sono veramente tante, alcuni l'ho già fatti con il World Editor, però ce l'ho a capire ancora bene come funziona perché anch'io non è che sono un grande genio di queste cose, non ci ho mai fatto nulla. E quindi cercherò di fare il mio meglio e di creare un server con fiocchi. Poi appena è pronto metto l'IP in descrizione. Sì, da iniziare un po' a giocarci. Ah, se volete passate pure dal mio sito web, che c'è anche quello link in descrizione dove dico un po' cosa faccio. E se mettete anche un più nella pagina di Google Plus mi fate anche un bel favore, almeno iniziamo un po' a migliorare le cose. Ora, come vedete c'ero io e quindi sì. Qui ci sono tutte le cose. Ho scaricato anche il programma Solid Explorer per tutta la roba. Che praticamente sarebbe per gestire tutti come si chiamano, l'inventario delle persone, vedere cosa c'hanno, se c'hanno mod, trucchi, quindi se avete trucchi o mod ve li sgamo. Poi tipo qua c'è la sezione World Edit, anche se questo è il plugin, ok, quindi tutte le cose ho scaricato. No, qua ci sono players, vedete. Se no io lo apro mi dice tutte le cose che ho. Sarebbero achievements, l'ID da cui parte, l'armatura, gli oggetti.
la posizione, il spawn, zone, c'è un bel po' di roba. Quindi è un programmino davvero bello questo. E credo sì che il server funzionerà bene. Quindi se appena avete, appena sarà pronto, io lo pubblico. Non so perché sei vivo così lento. Però ricordo che il server si chiama Minecraft PA Italia, l'IP è questo qui se lo volete, però cioè, non lo pubblico ancora, se volete potete andarci, però non lo pubblico. Vabbè, grazie per la visione, lasciate un bel pollice in su e arrivederci, ciao.